L'ha anticipato lei, quindi invitiamo subito Claudia Battista, che è la direttrice del GAR, che coordina naturalmente la partecipazione del GAR ai progetti per l'evoluzione della rete della ricerca europea, di cui abbiamo parlato, Jean, e la sua interconnessione naturalmente con i centri di ricerca. Prego. Buongiorno a tutti. So già detto molto di questo progetto, mi concentrerò su quella che è la rete che, telematica di trasmissione dati che sottende a questo progetto e che unisce le infrastrutture che abbiamo visto e che è abilitante per tutte le attività, le indagini scientifiche che vengono svolte a livello nazionale e soprattutto in collaborazioni internazionali. GARTI, rete unica nazionale. GAR, l'unicità della rete GAR è stata sancita anche da un dispositivo normativo già nel 2016 come unica rete nazionale a disposizione della comunità scientifica, dell'istruzione e culturale italiana e come ponte verso il sistema delle reti nazionali della ricerca mondiale attraverso la rete GEANT che è stata già citata, cioè la dorsale europea ad altissima capacità che interconnette tutte le reti dei paesi europei. GARTI è l'ultima generazione della nostra rete nazionale, è un progetto nel senso di disegno architetturale funzionale nato nel 2020 con degli obiettivi e con delle caratteristiche innovative che ora brevissimamente vedremo e che ha appunto è partito con un investimento su fondi interni del consortium GAR nelle aree del centro-nord del paese, questa la porzione blu di questa figura che vedete, quindi è già in dispiegamento, siamo più o meno entro il 2023 completeremo questa prima parte del progetto GARTI. E con l'avvento del PNRR è stato possibile finalmente avere a disposizione un finanziamento straordinario per poter estendere geograficamente e per poter potenziare e far evolvere da un punto di vista funzionale, architetturale, l'infrastruttura anche in regioni dove fino ad adesso non eravamo riusciti ad arrivare, in particolare appunto la Sardegna, che entrerà a far parte in maniera completa di questa infrastruttura che abbiamo, attraverso questo disegno, questa immagine semplicemente evocativa che vede una rete regionale che collegherà le principali città, punti di presenza della regione e che poi avrà dei collegamenti basati su cavi sottomarini, mediante un'acquisizione a lunghissimo termine, cioè a 20 anni, di spettro su nuovi cavi che adottano la tecnologia dell'open cable, cosiddetto, cioè del cavo aperto, che si presta proprio ad avere un utilizzo condiviso di queste infrastrutture particolarmente costose e pensate per durare decenni, e su cui poter avere una potenzialità di crescita su un ordine temporale di questo tipo. Le caratteristiche essenziali, questo progetto poi si completa con gli investimenti invece assicurati attraverso il progetto del Centro Nazionale, il CSC, che invece andrà a far evolvere la infrastruttura nelle regioni del sud, in particolare che erano state oggetto di un precedente progetto chiamato GARIS Progress, che aveva appunto operato nelle quattro regioni della convergenza. C'è anche il progetto Terabit, ha anche un'azione di potenziamento nella parte più a sud della Sicilia. Le caratteristiche principali di questo
Questa è l'immagine della rete della dorsale europea GEANT, a cui appunto, nella quale si integra la rete nazionale GAR, e che attraverso di essa poi ci sono tutti i collegamenti intercontinentali verso, diciamo, gli altri, verso l'intero sistema mondiale delle reti della ricerca. Le caratteristiche principali del progetto GAR-T è stata fondamentalmente quella di immaginare un'architettura cosiddetta parzialmente disaggregata, basata su un sistema di linea aperto, cioè su un sistema di trasmissione ottica, una rete ottica che permetta di utilizzare al di sopra di questo livello fotonico apparati multivendor, e quindi proprio per favorire sia l'evoluzione tecnologica temporalmente, perché via via che gli apparati, diciamo, diventano obsoleti, non hanno più la potenzialità iniziale, possono essere sostituiti sullo stesso strato ottico, sia di poter federare infrastrutture proprio anche a livello interdominio, come noi stiamo per esempio sperimentando direttamente con il CER, tra Bologna e il CERN, usando appunto apparati trasmissivi al di sopra di questo strato ottico, che già oggi, dal giorno 1, diciamo, avranno capacità a multipli di 100 giga, ma soprattutto già oggi su un unico canale a 400 giga. Dalla Sardegna complessivamente partirà un aggregato dell'ordine di 2 terabit di interconnessione verso il resto della Sardegna, del paese, dell'Europa nel suo complesso. Rapidissimamente, due immagini solo su cui non mi soffermerò particolarmente. Questa è la componente di rete ottica su cui è una visione d'insieme della rete GAR-T, e in particolare le caselle cerchiate di verde fanno vedere dove si è dispiegato fino ad oggi il progetto GAR-T, quello che ho citato all'inizio, e successivamente appunto entreranno in gioco invece le aree che saranno completate attraverso Terabit e il centro nazionale. Voglio citare molto brevemente le MAN, cioè le reti metropolitane che si integrano nella rete nazionale. Prima l'assessore del comune ha citato un'infrastruttura locale. Noi da sempre collaboriamo con le pubbliche amministrazioni locali proprio per sfruttare i reciproci investimenti e le reciproche infrastrutture per raggiungere tutte le istituzioni della nostra comunità, per mettere, indipendentemente dalla posizione geografica, tutti ricercatori, docenti, studiosi, dargli la potenzialità di poter di fare la propria ricerca indipendentemente dal luogo geografico. Questo grafico è in scala reale, nel senso che mostra quello che succederà che sta già succedendo con il progetto GAR-T. Come vedete, alla fine del 2023 saremo passati da un aggregato complessivo della dorsale di meno di 4 terabit a una 12-13 terabit complessivamente, e con i due interventi complementari del ICSC e Terabit andremo nel 2026 avremo già un aggregato sulla rete nazionale di 40 terabit. Questo è questa derivata positiva continuerà, nel senso che, come dicevo all'inizio, la potenzialità dell'infrastruttura che stiamo mettendo in campo permetterà di continuare a evolvere in base alle esigenze della comunità della ricerca, che si immagina che sarà appunto inondata da questi laghi di dati da analizzare e su cui fare la ricerca che serve oggi al nostro paese. Grazie. Molto bene, grazie.
Dottoressa Battista, insomma, abbiamo visto Terabit estende le potenzialità della rete GAR-T, abbiamo visto qual è il ruolo davvero centrale del GAR nella realizzazione e nell'esecuzione del progetto, abbiamo sentito la direttrice, io inviterei a questo punto il...